i certificati sicuramente hanno una caratteristica unica che è la flessibilità. Si ha la possibilità di emettere certificati con caratteristiche diverse che si possono adattare al meglio al contesto di mercato. Prendiamo il caso della forte volatilità che c'è stata a marzo, siamo riusciti a emettere degli strumenti finanziari con protezione del capitale che erano assolutamente richiesti dalla clientela private, che era la ricerca di poter restare investiti sul mercato azionario, ma nello stesso tempo avere la possibilità di avere una protezione del capitale. Quindi sicuramente un elemento fondamentale è la flessibilità. Secondo aspetto è sicuramente l'efficienza fiscale. Attraverso i certificati di investimento gli investitori possono beneficiare dell'andamento del sottostante e anche avere un'efficienza dal punto di vista della propria fiscalità. E poi inoltre il vantaggio dei certificati rispetto ad altri strumenti di investimento che danno anche la possibilità di beneficiare in caso di mercati che sono laterali oppure moderatamente negativi, in quanto possono essere strutturate proprio dei payoff che possono sfruttare la volatilità momentanea per cercare di incorporarla in rendimenti periodici con flussi assolutamente interessanti per la clientela. Allora, molti sono i prodotti e servizi che la divisione Corporate Investment Banking deve dare al Private Banking. Sono due realtà che devono lavorare in maniera sinergica. Infatti una divisione Corporate Investment Banking come quella di Intesa San Paolo gestisce numerosissime operazioni aiutando le aziende a crescere nel proprio corso di vita, portandolo alla quotazione in borsa. Quindi la possibilità per un Investment Banking di presentare questa operazione alla clientela, ai network individuals, a quei soggetti che vengono serviti dai family office è fondamentale proprio per dare accesso a operazioni uniche che solamente l'investment banking riesce a gestire e poter offrire delle operazioni di natura di club deal, operazioni quali le SPAC, IPO, che sono assolutamente un fiore all'occhiello del mercato italiano. Per fare un esempio, in questo 2020 abbiamo portato una società che si chiama Labomar, che è cresciuta negli anni con un imprenditore assolutamente illuminato che ha deciso di fare una quotazione. Abbiamo fatto vedere la società alla clientela del private banking, clientela professionale, che ha capito le qualità di questa società e ha deciso di partecipare con quote significative all'operazione. Questa è un'operazione unica che si può portare solamente grazie all'aiuto del corporate investment banking.